Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Oggi si affrontano Brindisi e Milan. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Eccoci, si comincia. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore. Colpisce il pallone. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Il Milan al momento detiene il record dei gol realizzati nel torneo. Può contare su un attacco formidabile. Campagnaro. Il Brindisi arriva a questa partita con il morale alle stelle dopo una striscia di vittorie che dura ormai da almeno 5 turni. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. José Mauri. Thiago prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Se ne va. Grande prova di forza. Suso allarga il gioco a destra. Andrea Silva. Il Brindisi reduce da una splendida vittoria contro una delle squadre più forti del campionato e vediamo se oggi riuscirà a ripetersi. Buonaventura prova il filtrante, cerca il tiro. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Se avesse guardato a destra, avrebbe visto e servito il compagno smarcato, anziché scegliere la soluzione individuale. Santana. Santana! È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Cassano. Suso. Palla in avanti verso il compagno. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Pallone alto e lungo sulla fascia. C'è la palla lunga in avanti. André Silva. Palla riconquistata immediatamente. Borini. Il Milan non sembra riuscire a controllare bene la palla in questo frangente. Primo tempo che finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 alla fine della prima frazione e speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Prova la giocata nello spazio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico.
Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca spazio. Riceve in area. La mette sulla sinistra. Cross verso il centro. Va al tiro. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Palla larga in profondità. Prova la conclusione. Tiro da dimenticare. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Allarga sulla fascia. Si libera la grande. Quagliarella. Borini. Quagliarella. Cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Santana. Vuole la profondità. Pericolo. Allontana il pallone. Fase di stallo. Il Brindisi si aggrappa ancora al pareggio quando manca poco alla fine. L'appoggia sulla fascia. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. José Mauri. Scodella in avanti. Campagnaro prova la verticalizzazione. Cerca un compagno. Chance per tirare. Santana è pronto. Batterà tra poco il calcio d'angolo. Attenti al tiro. Ottimo salvataggio! Allontana il pericolo. E finisce così, dunque, stretta di mano tra i due allenatori e tutti sotto la doccia. Nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, anche un po' noiosa. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Avevano di fronte un avversario all'altezza. La partita è stata un continuo tira e molla e alla fine hanno diviso il bottino a metà. È davvero tutto per questa sera. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani.